il nostro chateau. Ma questo? Quel cappellino bianco con John. Mi fanno male le gambe. Dada. Ciao. Buongiorno. Musei, è normale che ci siano i cartelli. Esatto. E qui guardate, è aperto. Credo che ce l'abbia anche il castello di Chiamare, qualche stendardo. E perché secondo voi è falsa piazza Duomo? Perché le finestre molto aperte. Gli altri due sono veri invece, perché se no. Prima facciamo i falsi. Facciamo prima i falsi. Okay. Sono falsi. Sempre quelli. Allora, piazza Duomo perché? Perché non ha difesa. Perché non ha difesa, beh, mi piace. E la rocca di Riva del Garda perché? Perché non ha le merlature. Perché non ha le merlature. Gli altri due sono veri perché? Castelveseno? Allora, scusatemi, gli altri vi hanno ascoltato. Perché è situato su un colle. Perché è situato su un colle. Quest'altro invece perché? Perché ha più difesa. Perché ha più difesa. Comunque è un castello molto piccolo, ma era il castello più importante o uno dei più importanti per la difesa della città di Trento. E dopo vi spiegherò perché. Addirittura all'età dei Longobardi. Come voi sapete benissimo, i Longobardi sono stati, diciamo, nel nord Italia attorno all'anno 6-700 d.C., dopo la caduta dell'impero romano. Quindi potrebbe essere che Castelpietra risalga a molto prima dell'anno 1100, ma non lo sappiamo. Quindi adesso appunto no, però se voi guardate fuori dalle finestre, soprattutto dietro quel tavolo, vedete più o meno che non ci state. Trento è andato in fondo, se volete guardare la finestra, vedete in fondo Trento. E probabilmente vi chiedete, ma come Trento è così lontana? Cioè, qualcuno ha scritto 1812 nel 1812, ma la porta è molto, molto più antica. Ma quello che voglio mostrarvi, purtroppo non si vede adesso chi è dietro, ma lo vede male. Sapete dirmi cos'è questo robo qui? Qui siamo nel mulino, nel vecchio mulino del castello. Se voi guardate per terra, questo non è un pavimento, fra virgolette, normale. Qui capite perché Castelpietra si chiama Castelpietra. Castelpietra si chiama Castelpietra non perché è stato costruito di sassi, che è ovvio, ma perché? È stato costruito sulla pietra. L'ha già detto Ginevra? Però almeno hai fatto attenzione. Più di 9 secondi di memorizzazione, fantastico, no scherzo, dai. Esatto, questo è il motivo. Qui siamo sulla punta o sulla cima di uno dei sassi su cui è costruito il castello. Quando dico sassi, non intendo sassolini, intendo sassi di 20-30 metri di altezza e diametro, quindi sono dei sassi leggermente più grandi di quelli che riusciamo a prendere in mano. Il mulino non è completo, mancano dei pezzi, le macine sono appoggiate di al muro, però alcuni pezzi ovviamente mancano. Una cosa, mi sono fermato qui per farvi vedere. Vedete qui sopra c'è una piccola testa, e lì ce n'è un'altra. Queste due testoline di pietra. Io me lascio, andiamo adesso, se no perdiamo la spiegazione.
in sposa al signore con Liechtenstein. Chi? Con Liechtenstein, che non ha niente a che fare con lo stato di Liechtenstein. Qua c'era una persona che si chiamava, una famiglia che si chiamava con Liechtenstein. La signorina Spalberg aveva tormentato il marito dicendogli di regali una bella sala per fare, per ospitare amiche, amici, le persone, insomma, per una sorta di stanza bella da, per le feste. Grazie. E alla fine, secondo la storia, il signore Liechtenstein, dato che era innamoratissimo della signorina Spalberg, gli aveva concesso questa sala, oppure l'ha preso per stress. Yeah.